grande, straordinaria, generosa, come è sempre stato e sarà sempre Silvio Berlusconi. Forza Italia sta andando alla grande, sta dimostrando di essere determinante all'interno della compagine di governo. Noi siamo quelli di Forza Italia e Forza Italia c'è, e come che c'è. Noi vogliamo aiutare le famiglie, vogliamo essere sicuri che il cuneo fiscale non sia, cioè che si conservino i benefici per i lavoratori, soprattutto per i lavoratori con la busta paga più leggera, e vogliamo soprattutto, per quanto ci riguarda, noi del Ministero dell'Università e della Ricerca, garantire borse di studio, più borse di studio, cosa che abbiamo già fatto, perché ne abbiamo dati circa 17 milioni recentemente. E poi vogliamo naturalmente dare borse di studio e borse di dottorato anche nella legge di bilancio. Quindi noi vogliamo investire sui giovani, investire sul futuro, perché Forza Italia, come il mio ministero, è una fabbrica che produce futuro. Il futuro è la figura di Berlusconi, nel senso che Berlusconi per noi non è il grande passato da guardare con nostalgia, ma è il presente e il futuro, perché ha creato il nostro modello cui ispirarci tutti i giorni per i progetti da realizzare, per quella grande rivoluzione liberale che avrebbe voluto terminare. La manifestazione qui a Pestum è rappresentativa del fatto che Forza Italia c'è, Forza Italia è centrale nel panorama politico del paese, è centrale al governo della nazione. Pestum serve a ricordare il presidente, ma anche a rilanciare la forza e la centralità del nostro partito. Sì, una manifestazione che non ha nulla di malinconico, nulla di triste, ma ha grande positività, grande energia, grande voglia di partecipare ad un partito che si propone di cambiare la storia di questo paese. Qual è il futuro di Forza Italia? Il futuro è di rappresentare l'area moderata, di tornare a quel 30% di italiani che vogliono una politica di centro. Noi siamo l'unico partito di centro, l'unico partito popolare e siamo in grado di poterli rappresentare. Si guarda indietro per guardare avanti, quindi noi abbiamo la fortuna di poter contare su una storia di 30 anni, su un leader senza eguali, in quei valori oggi lavoriamo guardando al futuro. Sì, davvero una bella tre giorni. Forza Italia, qualcuno mi ricorda che quando era nato diceva il partito di plastica, oggi invece più che mai un partito fatto di donne, uomini, giovani, signores, azzurro donna, davvero siamo radicati trasversalmente da nord a sud, nei grandi centri come nei paesi, davvero insomma un partito di cui c'è bisogno, un partito di cui ha bisogno l'Italia, siamo qua per dimostrarlo parlando per due giorni di contenuti. Noi oggi siamo a festeggiarlo il presidente Berlusconi, oggi sarebbe stato il suo compleanno. E come dice sempre Tajani, il ministro Tajani dice sempre che Berlusconi è futuro e libertà, e noi su questa scia del presidente andiamo, cominciamo oggi pomeriggio.